Buonasera, benvenuti a Intorno alle 9. Questa sera parliamo di giovani e di impresa. Lo facciamo con chi lavora per favorire l'ingresso dei giovani nelle imprese, per promuovere l'imprenditoria giovanile. Nostra ospite è Maria Lucarini, presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Prato. Buonasera. Grazie dell'invito, grazie davvero. Perché all'interno di Confartigianato c'è proprio questo movimento giovanile che lavora da tempo su questi temi. Tra l'altro è stato di recente organizzato un evento a Prisma, Build the Future, nel corso del quale avete presentato due progetti di cui parleremo tra poco, un percorso che ha a monte un'attività condotta anche a livello regionale con i vostri organismi. Sì, infatti, a livello regionale abbiamo una giunta regionale del Movimento Giovani composta dai presidenti dei vari territori, presidenti dei movimenti giovanili, e proprio in quella sede abbiamo elaborato un manifesto dei giovani imprenditori che in qualche modo declina quello che siamo, i nostri valori, le parole chiave di quello che è il mondo dell'imprenditoria all'interno dell'Associazione Confartigianato. Ed abbiamo visto alcuni degli esiti di questo lavoro proprio nell'evento Build the Future, potremo vedere tra poco anche alcune immagini in proposito, nel corso del quale avete presentato due progetti concreti, dei servizi che Confartigianato mette a disposizione dei giovani under 40, tra cui uno sportello di orientamento e di consulenza per le imprese. Sì, sì, diciamo, partendo proprio dal manifesto dei giovani imprenditori che abbiamo elaborato a livello regionale, ogni territorio ha voluto declinare, ecco, queste parole chiave in maniera concreta, cercando di dare servizi e risposte non solo ai propri iscritti di adesso, ma soprattutto agli iscritti del futuro. In base appunto anche a dei dati che avevamo elaborato all'interno dell'associazione in questi mesi, dati importanti che ci avevano fatto riflettere sul fatto che c'è necessità di un ricambio generazionale all'interno delle attività, ci sono tante attività gestite da persone non più giovanissime, c'è tanto disorientamento anche da parte dei ragazzi nell'orientamento scolastico, eccetera. Abbiamo voluto insomma in qualche modo declinarlo con dei progetti. Il primo, quello che tu citavi prima te, Dario, questo sportello rivolto ai giovani imprenditori di oggi e agli imprenditori del futuro, quelli che avranno necessità di avere consulenza, orientamento sull'apertura della propria attività, sarà uno sportello che sarà attivo da settembre in associazione, un sportello aperto proprio agli under 40 che si vogliono sperimentare come imprenditori. Per chi già è giovane imprenditore iscritto in associazione e per chi lo sarà. Qui dentro troveranno consulenza fiscale, tributaria, sulla formazione, sui permessi, eccetera. Quindi abbiamo voluto mettere in qualche modo a sistema tutte le competenze che comunque abbiamo dentro l'associazione, cercando di abbracciare, di far crescere chi ha desiderio di fare impresa, chi ha un'idea, all'interno dell'associazione, dandogli proprio in un luogo fisico unico tutta una serie di servizi e di consulenza. Si parlava dell'orientamento scolastico, l'altro progetto presentato a Build the Future nasce proprio in collaborazione con le scuole e dei progetti di scuola-lavoro, di alternanza. Ecco, si parla di job shadowing, in pratica un affiancamento dei giovani delle scuole superiori ma anche degli universitari all'imprenditore, un affiancamento quotidiano. Come funzionerà? Sì, che cosa avete in ponte? Abbiamo voluto proporre a tutte le scuole di Prato, quindi non solo agli istituti tecnici o agli istituti professionali, ma questo è proprio un progetto aperto veramente anche ai licei, un'esperienza di alternanza scuola-lavoro nuova in qualche modo, che a livello territoriale, insomma, pratese è abbastanza inesplorata, proprio un'esperienza di job shadowing. Quindi invitiamo i ragazzi a fare un'esperienza a 360 gradi come imprenditore, per cui non solo, diciamo così, avranno l'esperienza in modo di vedere la mansione specifica, no, che viene fatta dentro l'azienda, ma potranno affiancare proprio l'imprenditore, quindi in tutta quella che è la gestione aziendale, rapporti con i dipendenti, rapporti con le banche, rapporti con le amministrazioni, eccetera. Quindi proprio un'esperienza, una full immersion nel mondo dell'imprenditorialità, per capire che per fare l'imprenditore non solo bisogna avere delle competenze tecniche particolari, specifiche, ma anche avere
averne molte, molte altre, per cui c'è necessità di una formazione veramente trasversale. E da questo punto di vista c'è un dato incoraggiante, poi ne parleremo più diffusamente più avanti, ma dalla Convention Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato un'indagine ha mostrato che nel nostro paese, in Italia, i giovani hanno una propensione all'imprenditorialità. Sì. Sì. Un dato positivo. È un dato positivo questo, diciamo quasi il 50%, il 48% dei ragazzi intervistati appunto al nostro centro studi a livello nazionale ha riportato diciamo un dato significativo, è quello di vedersi imprenditori nel futuro. Questo è un dato molto importante, a livello europeo siamo i primi insieme alla Francia, insomma, proprio con dei dati così, così importanti. Quindi significa che ancora i ragazzi si vedono imprenditori, imprenditori di se stessi, delle proprie idee, appassionati, e questo sicuramente è un dato che ci fa ben sperare e che in qualche modo interpreta questi progetti, ecco, che abbiamo presentato a Prisma, cioè Build the Future, costruisci il futuro, significa che questo lavoro che nel nostro piccolo a livello territoriale stiamo cercando di fare risponde a delle esigenze concrete che sono venute fuori dai ragazzi. Tra l'altro a Prisma avete presentato anche un'esperienza concreta di un'azienda, di una start-up nata da dei ragazzi pratesi, Mea Menù se non vado errato il sì. nome, menù digitali, servizi per la ristorazione, che una realtà che è nata come start-up ma poi ha avuto bisogno di strutturarsi e dunque ha chiesto aiuto e consulenza, appoggio proprio a Confartigianato per questo motivo. Ecco, magari spesso c'è questa scintilla iniziale nei giovani, però occorre che sia guidata. Certo, no. Sicuramente il fatto di avere una buona idea e avere passione è un dato fondamentale per poter iniziare, però poi ci vuole una struttura e delle competenze specifiche per poter poi costruire e dare concretezza alla propria idea. La propria idea deve essere non solo brillante e valida, ma anche avvalorata da un percorso di formazione importante. Questi ragazzi di Mea Menù sono i vincitori del progetto Unifi Campus dell'anno scorso. Quindi hanno un percorso universitario importante alle spalle che li ha portati poi a strutturare il progetto, vincere appunto questo concorso e poi diventare una vera e propria società. Ecco, ne parlavamo prima della Convention Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato, nel corso della quale è stata presentata l'indagine del Centro Studi Nazionale di Confartigianato sull'ambiente propizio, così ho provato a tradurre il termine inglese youth friendly, ambiente propizio ai giovani per quanto riguarda proprio impresa e lavoro. Sono stati analizzati 13 indicatori, dal tasso di occupazione dei giovani, il problema della dispersione degli universitari, altri dati significativi tra cui il ricorso all'apprendistato, insomma il numero di imprese gestite da under 35 rispetto al totale delle imprese registrate alla Camera di Commercio, insomma 13 indicatori che compongono una mappa sulle 105 province nazionali. Prato emerge in maniera positiva perché è al 23° posto, dunque anche da questo punto di vista si conferma un ambiente vivace quello della nostra provincia. Sì, è un dato molto positivo. Siamo contenti, non siamo sorpresi, ecco, in qualche modo non immaginavamo di essere 23°, però avevamo la percezione, insomma, che il nostro mondo avesse risposto bene, il nostro territorio risponda bene nonostante le difficoltà economiche, insomma, e non solo il contesto economico e sociale nel quale ci si trova a operare. C'è comunque una propensione, ecco, a intraprendere percorsi imprenditoriali importanti nel nostro territorio. Complice probabilmente anche la qualità dei nostri istituti scolastici, l'orientamento, ci sono tante difficoltà, però ci sono anche tanti meriti che vanno riconosciuti alle scuole. Il fatto che comunque le nostre imprese siano imprese che stanno investendo sui giovani, stanno investendo sul ricambio generazionale, quindi c'è una prospettiva di futuro molto positiva. Il numero dei giovani imprenditori, per esempio, iscritti nella nostra associazione è veramente importante, perché siamo quasi 700 giovani imprenditori, è un numero veramente importante che vengono contabilizzati diciamo come compagine societaria, quindi anche se sono soci, magari dei genitori, eccetera. È un numero comunque importante che in qualche modo risponde, ecco, e convalida, ecco, questi dati che abbiamo.
Ecco, proprio tra questi 13 indicatori ce n'è uno in particolare che spicca come eccellenza di Prato, quarta in Italia per il ricorso all'apprendistato come forma contrattuale per le assunzioni, quindi una conferma a quello che diceva prima, la propensione anche delle imprese ad assumere i giovani in azienda. Ricambio generazionale che cercate di promuovere all'interno delle ditte, ma che avviene anche all'interno dell'associazione, all'interno di Confartigianato, nuove figure sono state inserite di giovani negli ultimi mesi, tra cui quella del segretario generale Davide Maione, il più giovane d'Italia a 29 anni. Ecco, sì. Perché è stata scelta questa strada? Dove vi sta portando? Allora, è stata una scelta non semplice, perché insomma fare il segretario territoriale di un'associazione importante come la Confartigianato è una sfida. È complesso, bisogna avere tante capacità, ma Davide, devo dire la verità, ce l'ha veramente, l'ha dimostrato, diciamo, quando lavorava come funzionario e mi seguiva come Movimento Giovani, era il mio referente appunto della struttura dentro l'associazione, l'ha dimostrato in maniera forte. E volevamo un po' come associazione, faccio parte anche della giunta di Confartigianato, dare un segnale importante, ma non solo di cambiamento, ma di come posso dire, di prospettiva positiva per il futuro. Penso che sia importante dare un messaggio di questo tipo in un territorio come il nostro e promuovere e far diventare segretario un ragazzo che ha compiuto 30 anni, il giorno proprio abbiamo fatto l'iniziativa a Prisma, gli abbiamo fatto il compleanno in quell'occasione, ecco, credo che sia un segnale importante. L'associazione crede nei giovani e vedi la forza che sta avendo nell'ultimo periodo proprio il Movimento Giovani, che sta avendo veramente tante adesioni, e credere nel futuro, investire sul futuro, avere un segretario così giovane ci aiuta, ecco, anche a intercettare un pubblico di imprenditori nuovi proiettati per il futuro, e questo è il futuro della nostra associazione. Ecco, questo messaggio positivo anche di apertura verso i giovani, verso il futuro, chiudiamo la nostra trasmissione perché il tempo volge al termine. Ringraziamo Maria Lucarini per essere stata grazie nostra ospite. Grazie a voi, grazie davvero. E diamo l'appuntamento ai nostri telespettatori intorno alle 9 alla prossima puntata, a questo punto alla prossima settimana. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento di serata.